che bisognava dire la cosa più semplice: politica e potere non sono la stessa cosa. Pensiamo che il femminismo abbia portato alla luce un significato di politica che non è quello corrente. La politica è il partecipare liberamente, secondo i propri desideri, alla convivenza collettiva. Di un padre che viene ucciso dai figli che fanno la rivoluzione e che dopo riprendono il potere, diventeranno ancora più cattivi del padre, poi verranno uccisi. Io spero che siamo a una svolta, no? Sì. Ecco, quindi c'è una delle cose, questa è la rottura dell'unicità dei modelli di governo. Ed è il lievito, diciamo, proprio l'elemento del lievito che secondo me rende gioiosa la vita. Questa che si presenta come una razionalizzazione di tipo aziendale in realtà tende a rompere le relazioni. La politica è lotta, sempre lottare per strappare al potere, alla sua macchina, strappare libertà. Diritti, leggi, insomma, che presiedono a tutta la gamma dei comportamenti umani non può funzionare, per esempio, per la parte femminile dell'umanità che si regola in un'altra maniera e si regola più relazionalmente rispetto al modo di comportarsi. Sempre problemi ci sono, perché i problemi ci sono sempre. Il senso di aprire uno spazio di discussione, dibattito, partecipazione, in modo che anche altre esprimano quello che è il loro desiderio di vita, desiderio di mettere in circolo idee, desiderio di far fluire idee, azioni, pratiche. Ed è uno spazio che si apre e che in qualche modo attira anche altre donne, anche altri uomini, in una modalità libera.